Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di questa mattina. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali sui giornali. Sono in treno, quindi spero che si senta decentemente. Ho messo l'auricolare perché sia tutto più semplice. Allora, il tema fondamentale della giornata resta quello dell'ultima settimana: giustizia, resa dei conti nel Movimento 5 Stelle. Il gran casino del Movimento 5 Stelle nasce evidentemente dal fatto che hanno ottenuto un accordo Draghi e Grillo senza che i pasdaran del Movimento 5 Stelle, i Bonafede e gli altri potessero, il Travaglio, potessero metterci bocca sopra. Oggi si cucina Di Battista in maniera piuttosto sgradevole, Aldo Grasso sulla prima pagina del Corriere della Sera, ma non meno sgradevole oggi è Travaglio che si cucina la ministra della giustizia. Avete capito di chi parlo? Della Cartabia. Beh, Travaglio contro la Cartabia dice: tanta incompetenza mista ad arroganza non l'aveva mai vista, se non addirittura nell'ingegner Castelli, che peraltro è stato un ottimo ministro della giustizia, quello sì, del partito della Lega dei primi tempi. Quindi attacca furibondamente a testa bassa Travaglio, che è la parte, diciamo, dei contiani, la riforma della riforma, la riformicchia della della Cartabia. Vi bisognerebbe dire questa verità, che in realtà qua stanno tutti quanti pestando l'acqua nel mortaio. Oggi forse è il Tempo che dice: il vero disastro in Italia è la giustizia civile, i tempi sono allucinanti, per arrivare a una sentenza ci vogliono 7 anni, cioè se qualcuno ti ciula, come dicono a Milano, 3.000 euro perché non ti paga il conto, o qualcuno, come hanno fatto a me, non mi ha pagato l'olio, un ristorante di Roma, Piazza Augusto Imperatore, non mi ha pagato l'olio, ciao core, 7 anni per recuperare 2.000 euro di fatture. Oppure una società quotata, ve la dico io, una a sede Ravenna, com'è che si chiama, mi chiede di fare con l'UTVAC un convegno e in questa società faccio il convegno e non mi paga, nonostante un contratto. Che vai a fare la giustizia civile? Te la prendi in saccoccia. C'è chi questa roba qua ci ride poco niente. Nel frattempo, sulle questioni penali, quelle che contano, il problema vero è che qualcuno inizia a dire che Conte e una pattuglia dei suoi potrebbe uscire dal governo proprio sulla scusa di questa riforma della riforma che non piace ai contiani e ai pasdaran del Movimento 5 Stelle. Staremo a vedere se così avviene. I grillini giustiziano Conte, dice qualcuno. Nel frattempo, insomma, nell'establishment qualcosa si muove. Se Ermini, vicepresidente del CSM, dice che le toghe devono cambiare atteggiamento, in un'intervista che oggi fa al Messaggero, ma se ne vede anche sugli altri giornali tratti di questa sua intervista. La cosa fondamentale della giornata, ragazzi, non sono le rassegne stampa di oggi, ma sono alle 3 la partita di Berrettini, mitico Berrettini, l'ho visto vincere la semifinali con l'ottimo giocatore polacco, molto più elegante con queste magliette con il colletto. Io dico: rimettiamoci le magliette col colletto a Wimbledon, già dovete giocare in bianco, mettilo sto colletto, che te costa mettere il colletto? Vabbè, comunque, a parte ste minchiate, oggi gioca Berrettini, alle 3 forza Berrettini, e questa sera gioca la nazionale, e anche lì forza Italia, ovviamente. Ma quando vedete le celebrazioni oggi dei giornali, beh, ragazzi, un po' ti viene il sangue al cervello, perché dice: ragazzi, questi non hanno ancora vinto, e poi state tutti calmi. Oggi la Lucarelli sul Fatto dice: tutti i giornali che dicono più o meno che merito di Draghi. Ovviamente i giornali non dicono nulla di ciò, però i giornali fanno quello che ha fatto oggi Molinari sulla Repubblica: se avete il diabete non compratelo. In realtà i due pezzi interni sono molto buoni su Wimbledon e su Wembley. La cosa imbarazzante invece è le quattro righe nella copertina di Repubblica: un'idea dello sport fatta di sacrificio e entusiasmo, è la parte migliore del paese, lo testimonia. Cos'è che lo testimonia? La presenza di Mattarella. Ma va quel paese, ma di che cazzo? Ma ragazzi, è un'idea dello sport fatta di sacrificio e entusiasmo, ma perché Sara Simeoni? Ma perché Pietro Mennea? Ma perché lo sport da tutti i livelli, da quelli più bassi a quelli più alti, è un'idea fatta di sacrificio ed entusiasmo? Questa specie di retorica grondante dell'Italia che ha la domenica in cui c'è un'idea di sport fatta di sacrificio e entusiasmo è, diciamo,
poteva trovare qualcosa di meglio, qualcosa di meno retorico, cioè veramente imbarazzante. Detto questo, Forza Italia tutt'oggi, nel frattempo e tutta l'Europa tifa per gli azzurri. Questo è l'altro grande titolo incredibile della giornata. Ma quale Europa? Perché? Perché l'Inghilterra è in Brexit e quindi l'Europa ce l'ha contro l'Inghilterra. Questo è il sottotitolo di questa stronzata senza nessun tipo di diciamo fattualità. Oggi tutta l'Europa tifa l'Italia. Boh, non lo so, siamo così convinti. Nel frattempo, a proposito di cose serie, una pagina intera sulla Stampa sulla delusione, reitera giornalate con la stessa identica retorica a favore dell'Italia sul vaccino italiano. Sul chi c'era, sul magistrato che si era fatto iniettare il vaccino italiano, sostanzialmente un flop mostruoso in cui, come dice bene la Stampa, abbiamo messo poche fish, 81 milioni di euro bocciati peraltro dalla Corte dei Conti, ma sulle caselle sbagliate, quindi delle pippe totali, mentre Francia, Svizzera, Germania, Gran Bretagna, che ve lo sta a dire, hanno fatto le scelte giuste sulla produzione dei vaccini, noi abbiamo fatto reitera, il grande flop vero di Conte e come si chiama e Arcuri, der Kommissar. Nel frattempo vi segnalo la paginata di Mascheroni interessante su Montanari, il critico diciamo del Bernini che vive nel salotto della Gruber, ma questo non c'è nulla di male, ma soprattutto vive contro Renzi, Salvini e la Meloni, disegnato bene oggi anche in maniera diciamo non così ostile da Luigi Mascheroni sul giornale. Vi segnalo anche che su tutti quanti i giornali ci sono le anticipazioni del libro di Renzi molto interessanti, sulle quali per esempio Sallusti e Il Libero parlano a lungo, dicono i suoi giudizi su Prodi, un rancoroso vendicativo, su Berlusconi, simpatico e umano, è l'unico che mi chiamò quando la mamma fu arrestata, dice Renzi, e tante altre cose del libro di cui parleremo anche noi nei prossimi giorni. Intervista al presidente uscente della RAI, mio collega Marcello Foa, che secondo me ha fatto il fattibile, dice ma insomma abbiamo cambiato 3 governi e la politica e i sindacati nella RAI contano talmente tanto che mandati così corti di 3 anni non ti permettono di fare nulla. E a proposito di nuovi amministratori delegati della RAI, Fuortes a me mi diverte moltissimo, perché questo quando arrivò all'Opera di Roma, oggi nominato, anche se di sinistra, ma chi se ne frega, nominato da Franceschini all'Opera di Roma, siccome lì c'era un casino, eccetera, licenziò in tronco, poi li riassunse 183 membri del coro oppure dell'orchestra perché non facevano un cacchio, e quello che abolì l'indennità del frac. Insomma, io non lo conosco, ma così come lo descrivono mi sembra simpaticissimo e soprattutto l'unico modo per affrontare questi carrozzoni pubblici in cui non c'è un comando da anni. Il tema di Repubblica, dopo le prime 2 copertine di grondante diciamo smeleccheria sull'Italia, riguardano questo G20 di Venezia in cui, a parte gli scontri come spesso avviene sui G20 di Venezia dove ci sono 4 cretini che devono farsi vedere, beh insomma è stato approvato anche dal G20 dopo che dall'Ocse questa minimum tax per tutte le multinazionali. Ragazzi, tutti i giornali scrivono le stesse cose, grande progresso, fantastico, eccetera. L'unico pezzo che vi segnalo è quello di Sandro Iacometti, oggi sul Libero, che dice una cosa semplicissima, i giganti del web non verranno toccati, Eni ed Enel probabilmente sì. Qui si tratta di mettere una tassa minima che valga in tutti i paesi del 15%, che è superiore a quella che alcuni paesi, tipo l'Irlanda, fanno pagare ad alcune multinazionali, ma il punto chiave, fondamentale, non è tanto la tassa minima, ma dove pagano le tasse queste multinazionali che spostano gli utili, non dove li fanno, ma nelle loro dove a loro gli è più comodo. Infine, il terrorismo della variante Delta è totalmente tornato, Covid torna, il rischio decessi, mortacci vostra, a parte che c'è sempre stato, cioè per l'influenza, la varicella, il morbillo, senza parlare delle grandi malattie, il rischio decessi c'è sempre, certo in un paese, in un mondo in cui ne sono morti 4 milioni di persone il rischio è più grande, decine di italiani bloccati all'estero, soprattutto a Malta, nonostante abbiano fatto il vaccino, nonostante siano immuni. Questa è la follia generalizzata per cui mettiamo paura, blocchiamo, facciamo green pass che non servono una minchia. Variante Delta, per il giornale si ipotizza il ritorno con la mascherina all'aperto. Ultima cosa che vi segnalo, scusate non lo faccio mai ma ve la voglio fare questa volta, Libero, una bellissima intervista che mi fa Gianluca Veneziani per la ripartenza del 17 e 18 luglio a Bari. Ci sono ancora dei biglietti che rimetto oggi in prenotazione per chiunque di voi voglia fare la mattina, in cui vi ricordo che ci sarà una
una zanzara nella zuppa. Cioè, arriva Cruciani a leggere i giornali insieme a me. Pensate che spettacolo. Poi Sgarbi, poi l'imprenditoria italiana, poi Giorgetti, poi la Casellati. Insomma, l'intervista che mi ha fatto Veneziani oggi sul Libero per me è molto buona. Ciao e Forza Italia oggi.